Un'intercambiata ringiovanita e ancora in divenire inizia ad affacciarsi alla nuova stagione dopo le sgambate con Lugano e Pergolettese. Parte il Japan Tour della squadra di Inzaghi, il primo avversario è l'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic. Buon pomeriggio da parte di Federico Botti, benvenuti allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka per Al Nassr Inter, la prima delle due amichevoli giapponesi dell'Inter di Simone Inzaghi, che come detto si affaccia sulla nuova stagione, lo fa con un avversario di livello più alto rispetto ai primi due, quelli delle prime due amichevoli, entrambe giocate e vinte ad Appiano Gentile, 3-0 contro il Lugano martedì 18 luglio e 10-0 contro la Pergolettese invece sempre ad Appiano Gentile venerdì 21, prima della partenza per il Giappone. Un Inter che è arrivata in Giappone domenica e che oggi gioca la sua prima partita di questo Japan Tour. Un Japan Tour che vedrà l'Inter di fronte a due grandi ex, oggi Brozovic e poi il primo agosto sarà il turno del Paris Saint-Germain di Milan Skriniar. L'avversario è l'Al Nassr, che si sta avvicinando ora al terreno di gioco, capitanato ovviamente da Cristiano Ronaldo. Un Al Nassr che ha giocato la sua prima partita in questo Japan Tour pareggiando 0-0 contro il Paris Saint-Germain martedì sempre qui a Osaka. È un Al Nassr che è arrivato in Giappone dopo aver perso e male le prime due amichevoli della prestagione, 5-0 contro il Celta Vigo, 4-1 contro il Benfica nel Algarve Cup 2023, in cui ha palesato tante difficoltà la squadra allenata da Luis Castro, che però viene da un buon risultato, il primo positivo del suo precampionato, pareggio 0-0 contro il Paris Saint-Germain. Oggi cercherà di fare gol Cristiano Ronaldo, cercherà gol e conferme anche l'Inter. Un Inter che si appresta, intanto un saluto agli amici di Sky Sport 24, ad affrontare l'Al Nassr, pochi istanti ancora prima di vedere le due squadre in campo. Per la squadra di Simone Inzaghi è la prima amichevole del tour giapponese, del Japan Tour, dopo le vittorie comode da Piano Gentile su Lugano e Pergolettese. L'Al Nassr ha già giocato invece martedì contro il Paris Saint-Germain pareggiando 0-0 proprio qui a Osaka. C'è in campo ovviamente Cristiano Ronaldo nell'Al Nassr, capitano davanti a tutti, in campo anche gli altri tre nuovi acquisti con Alex Telles, Brozovic e Fofana. Brozovic ovviamente che affronta per la prima volta da ex l'Inter, un Inter che schiera tanti giocatori arrivati nel mercato, soprattutto Bissek e Frattesi. Panchina invece per Thuram, davanti c'è Correa a fianco di Lautaro Martinez, in porta confermato invece Filip Stankovic per un Inter che per 9 undicesimi ricalca quella che ha iniziato l'amichevole contro la Pergolettese. I due cambi sono Frattesi e Lautaro al posto di Sensi e Thuram. Un Al Nassr che ricalca invece per 10 undicesimi la squadra che ha iniziato la gara contro il Paris Saint-Germain, con l'unico cambio con Al Ghannam che è entrato in avanti, che entrerà in avanti al posto di Yahya, che è uscito infortunato da quella partita, che oggi è soltanto in panchina. Nell'Inter non c'è Mkhitaryan per precauzione, non dovrebbe prendere parte a questa amichevole, lombalgia da sovraccarico per l'armeno, a riposo in questa partita per poter essere a disposizione contro il Paris Saint-Germain. La prossima amichevole dell'Inter, martedì 1 agosto alle ore 12.30, giocherà a Tokyo al Japan National Stadium la squadra di Simone Inzaghi. Un Al Nassr che è più avanti una settimana nella preparazione rispetto all'Inter, un Al Nassr che inizierà il campionato una settimana in anticipo rispetto all'Inter. Ha cominciato la preparazione in Portogallo il 4 di luglio la squadra allenata da Luis Castro e inizierà il campionato alla Saudi Pro League lunedì 14 agosto contro l'Al Ettifaq. L'Inter invece, come saprete, inizierà sabato 19 a San Siro contro il Monza. Questa la formazione dell'Al Nassr, solito 4-2-3-1 schierato dalla grafica giapponese con un 4-4-2 davanti ad Alakidi. In porta, in difesa ci sono Al Ghannam, Lajami, Madu e Alex Telles, a centrocampo Fofana e Alex Brozovic, poi Al Ghannam, Talisca e Garib, alle spalle di Cristiano Ronaldo, leggermente diversa rispetto a questa che vedete in grafica la formazione, con Khalid Al Ghannam che dovrebbe giocare a destra e Talisca che dovrebbe essere il trequartista, alle spalle di CR7, 3-5-2 invece per l'Inter e per Simone Inzaghi. Come detto c'è una conferma in porta, Filip Stankovic parte dall'inizio nella terza amichevole su tre, sembrava poter essere il momento di Di Gennaro per un Inter che è ancora alla ricerca del portiere, si sta ovviamente trattando per Sommer, le notizie delle ultime ore che stanno arrivando anche grazie al lavoro della nostra squadra mercato. Un Inter che si deve muovere ancora anche per un attaccante davanti, come detto oggi parte in panchina Marcus Thuram, Hiroyuki Kimura l'arbitro della partita, questa è la squadra arbitrale tutta giapponese per dirigere questa gara. Nella foto i due capitani di Lautaro
e di Cristiano Ronaldo prima dell'inizio della partita. La formazione dell'Inter, dicevo, Filip Stankovic confermato in porta, in difesa Bissek con De Vrij e Bastoni, a destra Dumfries, a sinistra Gosens, preferito un po' a sorpresa a Federico Di Marco, poi Barella, Çalhanoğlu e Frattesi al centro del campo e davanti Joaquín Correa a fare coppia con Lautaro Martinez, con Thuram probabilmente a partita in corso. Vedete la panchina sulla destra lunga dell'Inter, anche i giovani come Stabile Caligaris e Aleksandar Stankovic, il fratello di Filip. Questo è Luis Castro, l'allenatore dell'Al-Nassr, arrivato in estate caldeggiato da Cristiano Ronaldo dopo l'esperienza chiusa prima della fine della scorsa stagione con Rudy Garcia. Un Al-Nassr che non ha alzato trofei nella scorsa stagione, giocherà 5 competizioni l'anno prossimo. Luis Castro, che ha già allenato tra l'altro in Arabia, in Qatar per la precisione, all'Al-Duail nel 2021-2022, è stato scelto come nuovo allenatore di questa squadra. Si parte con l'Inter a giocare il primo pallone di questa partita. De Vrij, Bastoni, un uomo Anderson Talisca su Çalhanoğlu in questo inizio, seguito dal 94 in maglia gialla, il play dell'Inter che non ha pressione però sui tre centrali e può giocare con Bastoni e Stankovic. Metto 3 su 3 per il figlio di Dejan, che sembra destinato a partire verso un nuovo prestito dopo le 2 stagioni in Olanda al Volendam, 33 anzi presenze nell'ultima Eredivisie per lui. Potrebbe però anche restare in caso in cui si complicassero ulteriormente le trattative dell'Inter per arrivare a 2 portieri, ne arrivasse solo uno a giocarsi il ruolo di secondo con Di Gennaro, che oggi parte dalla panchina, il portiere più esperto cresciuto nelle giovanili dell'Inter, arrivato dal Gubbio. Brozovic, primo pallone per il croato. Al-Ghannam, ancora Khalid Al-Ghannam, tacco bello per Sultan Al-Ghannam, i due sono solo omonimi, non fratelli. Va Al-Ghannam, ci prova con il sinistro, colpisce male però, non è il suo piede. Brocca Stankovic, prima conclusione della partita per l'Al-Nassr, con Sultan Al-Ghannam, nessun problema per il portiere dell'Inter. Barella, buono il pallone per Gosens, può andare il tedesco, mette il pallone dentro per Lautaro e sbaglia un gol praticamente fatto. C'era posizione però di fuorigioco di Robin Gosens al momento dell'imbucata di Barella, e allora tutto fermo, bandierina su. Un altro degli uomini qui si parla molto in ottica mercato, Gosens, di un possibile ritorno in Germania con il Wolfsburg forte su di lui. Alternativa per l'Inter sarebbe Carlos Augusto, oggi però Inzaghi gli dà fiducia a lui e a Correa, un altro nome caldo in uscita. Si giocano ovviamente minuti e chance importanti in questa partita. Come detto, 3-0 contro il Lugano, 10-0 contro la Pergolettese, le prime 2 uscite di questa stagione dell'Inter. Lautaro, Frattesi, Dumfries, dentro il pallone basso e teso, troppo però su Alakhidi che blocca. A vedere l'Inter con i due esterni, prima Gosens, poi Dumfries, precisi però. Madu, pressato da Lautaro che riconquista, poi trattenuta di Madu, calcio di punizione per l'Inter, efficace la pressione di Lautaro Martinez, mette in difficoltà in costruzione dell'Al-Nassr a conquistare subito una palla inattiva per far salire i saltatori. La fisicità ovviamente aumentata in difesa con l'arrivo di Bissek, 196 centimetri per il classe 2000 tedesco. Dentro De Vrij ovviamente, rimasto dietro invece Bastoni, va Gosens a saltare ovviamente insieme a Correa e Lautaro. Parte Çalhanoğlu, colpito Alex Telles in barriera.
Bastoni. Pallone in verticale, un po' lungo per Gosens che si impegna, lo tiene in campo, lo mette in mezzo. Alex Telles allontana prima di Frattesi. Sorprendendo spesso l'Inter, la difesa del Al-Nassr in questo inizio con questi palloni in verticale alle spalle della difesa, non sempre attentissima della squadra di Luis Castro. Soprattutto con i movimenti li abbiamo già visti dei due quinti. Fofana, Madu, 5 minuti di ritmi tutt'altro che alti tra il Nasr e Inter, 0-0 con l'Inter che si sta rendendo un po' più pericolosa, soprattutto in pressione, efficace, in qui la squadra di Inzaghi che commette fallo Gosens. Madu. Alex Telles, ancora Madu, torna dietro da Laghidi, sulla carta il secondo portiere dell'Al-Nassr, titolare ovviamente Ospina che però è fuori già dalla parte finale della scorsa stagione, frattura il gomito per lui, sta ancora recuperando l'ex portiere tra le altre del Napoli, sta facendo bene, lo ha fatto anche con una buona partita contro il Paris Saint Germain in classe 2000, Nawaf Al-Laghidi. Portiere arabo che ha già anche tre presenze con la nazionale, è andato anche a dicembre 2022 in Qatar con Arabia Saudita di Renar, senza però giocare. Testa di Bissek, Talisca, vince il rimpallo, Garib, Ronaldo, sempre svaria molto, regala anche qualche giocata di puro stile che però esalta il pubblico di Osaka. Barella. Duello fisico vinto da Seco Fofana. Brozovic. Talisca. Si muove Ronaldo. Lo vede Talisca dentro il pallone. Fuori gioco di Cristiano Ronaldo. Si è mossa bene la linea dell'Inter. Eccolo qui, fa il gioco abbastanza netto di CR7 che in carriera ha segnato 5 volte in 11 occasioni in cui ha affrontato l'Inter, una volta con lo United, Champions League 2008-2009, le altre 4 negli anni alla Juve, 2 gol in Serie A, 2 gol in Coppa Italia. Brozovic, Cristiano Ronaldo, altro doppio passo. Fofana guarda la porta e ci prova, conclusione alta dell'ex Lens che ci prova da lontano senza creare problemi a Stankovic. Ronaldo sta regalando un po' di spettacolo al pubblico, va detto, abbastanza facilmente impressionabile di Osaka. Poi Fofana calcia forte ma alto. Il gioco di Dumfries, ha cercato di andare rapidamente dall'altra parte l'Inter, al di là però il laterale olandese. Sultan Al-Ghannam sbaglia il lancio, cercato Talisca, ha trovato Stankovic. Çalhanoğlu, Barella, apertura a destra, cercato Dumfries che la mette dentro di prima, rimorchio, Fofana prima di tutti, riesce anche a passare su Lautaro con un piccolo brivido, esce bene però il numero 6 dell'Al-Nassr, uno dei tre acquisti in questa sessione estiva di calciomercato, insieme a Brozovic, insieme ad Alex Telles. Seco Fofana, pagato una cifra che balla tra 25 e 30 milioni di euro dal Lens, ha decuplicato il suo ingaggio rispetto alla scorsa stagione, guadagnava poco più di 1,5 milioni a campionato, firmato per 15 milioni a stagione per 3 anni, centrocampista in maglia numero 6, un Al-Nassr che non è ancora finito
fare acquisti, si parla dei possibili arrivi ancora di Bailly e Mané tra gli altri. Ancora Ronaldo, questa volta la giocata oltre che bella e efficace. Brozovic, Sultan Al-Ghannam, Khalid Al-Ghannam, Fofana, Lajami, Talisca, bene di prima. Al-Ghannam non vede il movimento di Ronaldo, preferisce andare a destra da Talisca. Sultan Al-Ghannam. Ascia lì il pallone con il tacco, non si capisce con Anderson Talisca. Sta crescendo però l'Al-Nassr dopo un avvio complicato, 10 minuti a vedere con continuità ora nella metà campo dell'Inter la squadra di Luis Castro. Brozovic in scivolata in maniera fallosa su Davide Frattesi, grande ex attesissimo di questa partita, Marcelo Brozovic, 330 presenze e 31 gol in 7 stagioni e mezzo con la maglia dell'Inter, vincendo uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe. 18 milioni di euro, una cifra pagata dall'Al-Nassr. Dumfries, Bissek, cercato il cross, deviazione di Fofana, la palla che passa, Correa non riesce a controllare e Lajami deve concedere il primo angolo della partita per l'Inter. Calhanoglu, destro alto verso il centro, colpo di testa, non trova la porta l'Inter con Lautaro che vorrebbe una deviazione, non la ottiene. Abbiamo un po' di spazio, si è appoggiato Ronaldo, poi colpo di testa di Frattesi, non di Lautaro, palla larga. Frattesi che nonostante non sia altissimo fisicamente, ottimi tempi di inserimento, fa molto bene anche sulle palline attive, ha segnato dei gol anche l'anno scorso con il Sassuolo, 7 in totale in campionato per il nuovo numero 16 dell'Inter, che qui insegue Talisca, prova a resistere Anderson Talisca con il fisico, però spalla a spalla in maniera regolare Frattesi riconquista e si prende anche complimenti in sottofondo, avrete sentito Simone Inzaghi. Correa, Barella, palla in verticale, buona per Lautaro che si gira e poi consegna il possesso ad Alex Telles cercando Frattesi. Ronaldo prova a ripartire rapidamente l'Al-Nassr. Garib, Alex Telles, altro ex che Alex Telles, 5 milioni di spesa per l'Al-Nassr per prelevarlo dalla Manchester United, stagione 15-16 con la maglia dell'Inter, 22 presenze e un gol per un Alex Telles che tra l'altro brasiliano ma anche passaporto italiano, lui è nato in una zona del Brasile a Caxias do Sul dove c'è una forte comunità di origine del nord-est Italia, circa l'80% del totale degli abitanti, si parla anche un dialetto ibrido tra il brasiliano e il veneto, il Talian. Si era anche proposto durante la stagione l'Inter alla nazionale, allora allenata da Giampiero Ventura, non è mai però stato convocato, poi è arrivata invece la convocazione, ne sono arrivate 15 anche di presenze con la maglia del Brasile, con cui tra le altre cose ha giocato l'ultimo mondiale. Frattesi, Dumfries anticipato però, scivolata da Alex Telles, rimessa Inter, stabili all'inizio della partita, Frattesi centrodestra, Barella centrosinistra, sono partiti così e così sono rimasti i due interni di centrocampo di Inzaghi. Oh,
Gosens. Garib. Fofana rischia. Telles dopo il tocco di Lautaro. Brutta idea di Seco Fofana. Andato vicino a riconquistare il pallone Lautaro. Poi Brozovic con fallo su Çalhanoğlu. Punizione Inter. Confronto, l'incrocio fra il vecchio e il nuovo regista dell'Inter, Çalhanoğlu. Dopo l'ottima impressione fatta la scorsa stagione, iniziando nel momento dell'infortunio di Brozovic. Ormai è il titolare dell'Inter in quel ruolo, c'è anche Aslani ovviamente, che però parte dietro nelle gerarchie. Sarà il turco il vero sostituto di Marcelo Brozovic. Finta di Gosens, va Çalhanoğlu, destro che gira, colpo di testa di De Vrij. Alaghidi blocca. Prova subito a far ripartire Garib, è rimasto per ultimo uomo Bastoni, che tocca dietro. Tra l'altro anche un piccolo cambiamento nelle palinative dell'Inter. Rispetto alla scorsa stagione, Bastoni, almeno in questi primi 16 minuti, due o tre occasioni che ha avuto l'Inter, non è mai salito, è sempre rimasto ultimo uomo. Avendo un centrale in più con stazza fisica come Bissek, che tra l'altro vede anche discretamente la porta, l'anno scorso 5 gol in 35 presenze in Danimarca con l'Aarhus. Decide di tenerlo dietro Inzaghi. Dumfries, ingresso in area, lanciato, palla al piede, scivolata però puntuale di Lajami. Angolo Inter. Salgono ancora i saltatori, ovviamente De Vrij, Frattesi, Lautaro, Correa, Bissek. Parte Çalhanoğlu, destro dentro, Lautaro di testa, colpisce ma non trova la porta al minuto 17. Ancora pericolosa l'Inter da palla inattiva. Stavolta è Lautaro che sta cercando bene gli spazi nella difesa a zona non attentissima sulla difesa delle palle inattive dell'Al-Nassr. Palla però leggermente alta, non riesce a indirizzare bene Lautaro. De Vrij, Bastoni, Çalhanoğlu, verticale, buona su Lautaro, stop e apertura, Dumfries, duello con Alestelles, prova a passare Dumfries, va a sbattere però contro il brasiliano, Garib fermato da Bissek, con le cattive, punizione a Nas. Più brevilineo, più rapido nello stretto Garib rispetto a Bissek. Fa passare il pallone. Spende un buon fallo. Centrale tedesco dell'Inter. 7 milioni di clausola rescissoria pagabili in 2 anni dall'Inter per prelevarlo dall'Aarhus. Contratto fino al 2028 per lui, che è nato a Colonia in Germania. Cresciuto nelle giovanili del Colonia. Origini camerunesi. Arrivato all'Aarhus nel 2022, pagato meno di 2 milioni di euro, quindi plusvalenza per il club danese che lo ha valorizzato nella scorsa stagione, giocando tra l'altro in una difesa a 3, però a sinistra. Lui che è molto bravo tecnicamente, lo è soprattutto con il suo piede destro, ma anche parecchio con il piede debole sulla carta del sinistro. L'Inter sembra che stia cercando proprio un centrale destro, conoscendo le qualità di Bissek, la sua possibilità di giocare anche a sinistra al posto di Bastoni. Alganam, Ronaldo, finte appoggio, Fofana, Talisca, prova a chiudere l'1-2, bravo De Vrij che legge in anticipo, Stankovic blocca.
Çalhanoğlu, male il tocco, Fofana, Garib contro Bissek, arriva veloce Alex Telles, lo vede Garib, Alex Telles, palla morbida, scavalcato Bastoni e Stankovic si supera su Talisca tenendo in piedi lo 0-0. Gran parata di Filip Stankovic, occasione grossa per l'Al-Nasr al minuto 20. Scavalcato Bastoni, tutto solo Anderson Talisca sul secondo palo, non trova l'angolo che avrebbe voluto, bravo Stankovic. Alex Telles insiste l'Al-Nasr, De Frey mette fuori, di leggera difficoltà dell'Inter dopo un'ottima prima parte di partita, prova ad andare in contropiede qui l'Inter, Correa aspetta troppo a servire Dumfries, c'era quella linea di passaggio chiara con Dumfries che poteva andare in porta già da un paio di tempi di gioco, ha aspettato Correa, alla fine porta a casa il fallo, era un'ottima chance per mettere in porta l'olandese. Çalhanoğlu, altro su Brozovic, l'Inter non va in pressione però su Alaghidi, il portiere dell'Al-Nasr può giocare proprio con Brozovic. Garib, Ronaldo, Sultan Al-Ghannam, ancora Ronaldo, avanza il numero 7, cerca la porta, non trova il bersaglio. Fa preoccupare però Filip Stankovic, un po' di spazio, non ci pensa due volte, c'è CR7. E qui avanza, non esce nessuno su di lui, Bastoni aspetta il recupero di Çalhanoğlu, Ronaldo aveva effettivamente anche poco angolo. Vuole il gol però Cristiano Ronaldo, un gol che non è ancora arrivato in questo precampionato, ne ha segnato solo uno l'Al-Nasr nelle prime tre partite, ha segnato Khalid Al-Ghannam contro il Benfica. Ronaldo è andato vicino al gol contro il PSG, gran parata di Donnarumma a fermarlo. Correa cerca di passare, viene chiuso. Fofana a campo ad attaccare. Khalid Al-Ghannam. Talisca. Bella l'invenzione del 94. Dentro il pallone per Garib che al volo batte Stankovic. Porta in vantaggio l'Al-Nasr 1-0 con il gol di Abdullah Rahman Garib, che sblocca la partita al minuto 23, l'Inter è sotto. Una bella giocata di Talisca e Garib, bravo a colpire al volo. Posizione di partenza davvero al limite, forse Bissek lo tiene in gioco. Gran palla di Talisca. Difesa dell'Inter se lo perde, Garib non perdona al volo sul primo palo, 1-0. Bella giocata Talisca Garib, tutto un po' troppo facile, con un po' troppo spazio per i giocatori dell'Al-Nasr. Bravo comunque a colpire di destro al volo e battere Stankovic, l'inquadrato Abdul Rahman Garib, 26 anni, arrivato un anno fa dall'Al-Ahli all'Al-Nasr, estate 2022, spesa di 22 milioni di rial sauditi, l'equivalente di circa 5 milioni di euro per portarlo con la maglia dell'Al-Nasr, reduce da un'ottima prima stagione fatta di 6 gol e 8 assist, giocatore punto fermo anche della nazionale araba, in cui ha fatto un gol in 16 presenze. Attacca ancora l'Al-Nasr, Ronaldo, apertura su Garib, pallone tagliato dentro, scavalcata però tutta l'area di rigore e palla sul fondo. Bastoni taglia il campo, Dumfries,
Çalhanoğlu. Buono il cambio gioco. Gosens. Bastoni. Gosens. Entra! Bissek. Chiama palla a sinistra ancora Gosens. Bissek con calma. Bastoni. Buono il lancio per Dumfries che tocca il pallone, non riesce però a controllare. Una giocata che sta riuscendo con più continuità all'Inter. Questa palla messa da una parte all'altra alle spalle della linea difensiva a cercare il movimento dell'esterno di centrocampo. È un Inter che aveva iniziato bene, un po' calata però, è cresciuto anche l'Al Nassr. Però la squadra di Inzaghi si trova sotto nel punteggio con il gol di Garib. L'Ajami. Sultan Al-Gannam. Brozovic. Alex Telles. Garib. Talisca. Fofana. L'Ajami. Chiamato fuori Correa da Inzaghi. E allora L'Ajami torna dietro da Laghidi. Ritmi che continuano a rimanere abbastanza bassi. La pressione dell'Inter non troppo convinta. Qui però è vincente con De Vrij. A terra Talisca in maniera regolare. Rimane giù anche Brozovic. Ma si gioca. Pallone di Çalhanoğlu per Lautaro. Che in diagonale non trova la porta. La migliore occasione dei primi 27 minuti per l'Inter. Sul destro di Lautaro Martinez. Che vorrebbe una deviazione che non ottiene. Bravo De Vrij, bravo anche Çalhanoğlu con i tempi giusti, con la punta. E poi Lautaro va vicino al gol dell'1-1. Segnale però dell'Inter, anche senza trovare il pareggio, reazione al gol dello 0-1, arrivato 4 minuti fa, firmato Garib. Simone Inzaghi non troppo soddisfatto di quello che ha visto in campo in questi primi 28 minuti. Squadra Al Nassr, come detto, sicuramente con una settimana in più di preparazione nelle gambe, ma anche che ha fatto vedere parecchi problemi, parecchie lacune, specialmente nella prima parte di questo precampionato, quella in Portogallo, con i due brutti risultati contro Celta Vigo e Benfica. Squadra però ha fatto vedere di calare nel secondo tempo quando entrano i subentrati. Dumfries, cross arretrato, Barella dà quasi fastidio a Gosens e alla fine il pallone lo prende Khalid Al-Gannam. Gosens, buona la verticale, Lautaro, bello il pallone per Correa che colpisce Alaghidi e non trova il pareggio. Bella combinazione tra i due attaccanti dell'Inter. Correa però spreca. L'Ajami fa respirare un po' ora l'Inter dopo un paio di minuti di pressione un po' più alta, un po' più intensa, che hanno causato e creato due palle gol, una per Lautaro, una per Correa. Entrambi gli attaccanti però non hanno trovato la porta. Quello della conversione delle palle gol è stato uno dei problemi nella scorsa stagione dell'Inter, una stagione discontinua, eccellente in Europa, condita da due trofei, una Coppa Italia e Supercoppa. Sottotono in campionato, 12 le sconfitte, l'ottavo dato più alto della storia dell'Inter, e però nelle sette precedenti occasioni che aveva perso 12 o più partite non aveva mai finito sopra il sesto posto, ha chiuso al terzo centrando l'obiettivo della Champions League.
con il meraviglioso cammino in Champions League, finito soltanto in finale a Istanbul contro il Manchester City. Inzaghi è stato anche chiaro in un'intervista a un canale YouTube giapponese, Soccer King, di un paio di giorni fa. Ha fissato gli obiettivi anche con coraggio. Ha parlato di ripetersi in Europa e vincere lo scudetto. Frattesi, deviazione che favorisce Correa, la finta, Correa in area, la palla buona per Lautaro, Alaghidi, poi Correa, Telles a salvare l'Al-Nassr, Dumfries e Alaghidi blocca il pallone, tripla chance per l'Inter che non riesce a trovare il pareggio, ora lo meriterebbe anche la squadra di Simone Inzaghi. Una deviazione di Al-Ghannam che ha messo praticamente in porta Correa, prima Lautaro, poi Correa e poi la più grossa occasione per Dumfries e non trova il gol l'Inter neanche questa volta. Terza occasione netta, nitida nel giro di 5 minuti. Colpito Dumfries da Abdullah Madu, rimessa al Nasra. Bissek, riconquista di forza. Barella. Gosens. Bissek. Fermato in maniera regolare da Al-Ghannam, prova a ripartire l'Al-Nassr, pallone per Ronaldo di testa, De Frey anticipa. Gosens si butta dentro Barella, avanza il tedesco, cross deviato, palla che si impenna, testa di Madu, Dumfries. Leva il tocco interno per Barella. Simone Inzaghi, chiara indicazione a Robin Gosens che invece ha cercato gli attaccanti al centro dell'area. Ora largo Barella, si butta dentro Bastoni, rientra Barella, guarda la porta, poi sceglie il secondo palo, testa di Dumfries che cercava Frattesi, ha trovato Alaghidi, ancora interpericolosa. Tra l'altro questo cambiamento di posizione, questo scambio delle mezze ali tra Barella e Frattesi, cambio che può essere visto quasi come minimo in campo ma che modifica parecchio nel modo di giocare dell'Inter. Combinazioni di Barella l'anno scorso a destra, soprattutto con Dumfries allargandosi molto, giocando spesso con i piedi sulla linea laterale, ne abbiamo viste e riviste. Stanno, se dovesse giocare per più tempo a sinistra come sta giocando oggi, potrebbe, come ha fatto nell'azione precedente, rientrare, inventare con il destro, magari cercare anche la porta qualche volta in più, lui che ha un buon tiro da fuori. Occasione precedente ha dato una gran palla ad Dumfries che poi non è riuscito a chiudere la giocata. Comunque un'opzione in più questa per l'Inter, anche per mettere Frattesi sul centro-destra nella zona più di comfort dell'ex Sassuolo. Lautaro cerca spazio per andare, viene chiuso e può ripartire ancora l'Al-Nassr. 3 contro 3, attacca centralmente Fofana, a destra c'è Ronaldo, a sinistra Garib, si va dal 29, Garib è più veloce di De Frey, tocco per Fofana che lascia lì il pallone, ancora Garib, De Frey in scivolata rallenta, non è finita, Ronaldo, finta di Cristiano, Garib, errore di Al-Ghannam, Lautaro riconquista, prova a spingere ora lui la ripartenza, sono un po' isolati lui e Correa, fallo fischiato ad Al-Ghannam, punizione Inter, minuto 34. Uno dei migliori, sono il migliore nell'Inter, Lautaro Martinez in questo primo tempo. Ha recuperato tanti palloni, ha lottato molto, ha avuto una chance
forse la più complicata delle tre palle gol avute dall'Inter, non è riuscito a concretizzare, ha messo in porta però Correa dopo un paio di minuti. Sicuramente un grande impatto, intanto sembra pronta la barella, rimasto giù un giocatore dell'Al Nassr, sembra essere nulla di troppo grave, però hanno fatto segno con il pollice alto i medici dell'Al Nassr, con Garib che sembra rialzarsi solo ora, la preoccupazione di Luis Castro. Come detto, si appresta a vivere la prima stagione sulla panchina dell'Al Nassr, voluto e scelto anche dall'inquadrato Cristiano Ronaldo, che ovviamente ha un peso importante nelle scelte di questa società. È nato anche lo Shakhtar in Europa, ha lasciato il Botafogo con cui era impegnato prima della chiamata dell'Al Nassr. Come detto, ha già avuto un'esperienza nella penisola araba, in Qatar all'Al Duail, stagione 21-22, ha vinto anche la Coppa di Qatar. In carriera ha affrontato tre volte l'Inter, un ricordo piacevole per la squadra allora allenata da Antonio Conte, la vittoria 5-0 nella semifinale di Europa League 2019-2020, con la sconfitta poi dell'Inter in finale contro il Siviglia. I due ricordi molto meno gradevoli la stagione successiva in Champions League, 20-21, due pareggi per 0-0 con il secondo, che i tifosi dell'Inter ricordano molto bene le tante occasioni avute a San Siro per vincere quella partita e per passare il turno. Un Inter che invece non riuscì a segnare e chiuse al quarto posto in quel girone di Champions. Frattesi, di prima ha cercato Bissek, chiusura di Madu. Talisca, ancora a campo per ripartire l'Al Nassr, arriva velocissimo a sinistra Ronaldo, a destra c'è Garib. Chiede palla il portoghese, Talisca prova a chiudere lo scambio, giù Garib, non c'è fallo di Bastoni. Dumfries, verticale per Correa, in area. Duello con Madu, si muove Lautaro, palla dietro, ancora Dumfries che va a sbattere contro Alex Telles. Bastoni. Çalhanoğlu. Non c'è troppo movimento tra i giocatori offensivi dell'Inter. Dumfries. Bissek. Bastoni. Gosens di prima da Bastoni, cercato Lautaro, chiuso però dalla difesa dell'Al Nassr, ancora una volta a campo per ripartire, un po' isolato però Khalid Al-Ghannam, allora si ferma, aspetta, gioca dietro. Brozovic, scambio con Al-Ghannam, poi cerca l'apertura con l'esterno, testa di Dumfries, male però l'olandese che lascia lì il pallone, Garib rischia di approfittarne, Stankovic attento in uscita allontana. Tendirina su, fuori gioco intanto di Correa. Sultan Al-Ghannam, verticale per Khalid Al-Ghannam, bella giocata del numero 11, contenuto però da Gosens, concede solo rimessa.
Talisca. Incontro Garib, scambio, palla larga, Alex Telles. Tiene in campo il pallone. Può sfidare Dumfries. Una fretta ovviamente dal nastro. 5 più recupero alla fine del primo tempo. Squadra araba in vantaggio 1-0. Il gol arrivato dopo 23 minuti. Firmato da Garib. Bel destro al volo sul pallone di Talisca. Questa è l'Inter un po' passiva in quell'occasione. Inter che ha subito gol nel momento migliore dell'Al-Nassr di 10 minuti tra il 15esimo e il 25esimo, in cui la squadra di Luis Castro si è resa pericolosa in mezzo a tanta Inter. Un buon approccio, tante occasioni questa parte finale di primo tempo, ma ancora nessun gol. Gosens dentro il pallone, fuori gioco. C'è un po' di fatica l'Inter a gestire la posizione della linea difensiva dell'Al-Nassr, spesso finito in fuorigioco due esterni, anche due attaccanti, soprattutto Correa. Qui trovato Correa da Gosens, era partito però al di là, l'ex Atalanta. Alaghidi, pressione dell'Inter, Brozovic, Garib, Fofana, cercato Ronaldo che non controlla. Barella, Gosens, Çalhanoğlu, da una parte all'altra. Chiara l'indicazione di Inzaghi, di sinistra a destra, l'Inter esegue. Bissek, De Frey, Dumfries, Bastoni, Barella, Gosens, smuove Correa, incontro Lautaro. Mare, c'è fuori basso, Mare. Barella, rimasto a coprire, avanzata di Bastoni, cercato Gosens dal pallone di Correa, Gosens passa davanti all'avversario, poi Telles mette un po' in difficoltà la Ghidi, con i piedi se la cava. Barella rischia e perde palla. Ronaldo, Al Ghannam, scivolata decisa e fallosa di Barella, punizione al Nassr. Chiede scusa Barella, intervento molto deciso. Il pallone era già passato, trova soltanto le gambe dell'avversario. Secondo giocatore più utilizzato per questa stagione, Nicolò Barella, uno dei due a superare quota 4.000 minuti in campo nella stagione 22-23, 52 presenze. Solo Lautaro ha giocato più minuti di lui, tra l'altro 9 gol per Barella. Miglior stagione a livello realizzativo della carriera dell'ex centrocampista del Cagliari. De Frey, Lautaro, bello il tacco, Dumfries alza la testa, cercato Frattesi, colpo di testa, pareggia l'Inter al 44esimo con il primo gol in nerazzurro di Frattesi, di testa sul cross di Dumfries, 1-1 nel finale di primo tempo. Non è ancora un gol ufficiale, ma è il primo in nerazzurro di Davide Frattesi. Pescato bene da Dumfries, Brozovic un po' disattento, era uscito uno dei due centrali, Chiaramadu, attirato da Dumfries, ha messo un bel pallone l'olandese. Con spazio Frattesi va a cercare proprio quello spazio
le sue qualità in fase di inserimento non le scopriamo oggi, qui le mette in mostra. Poi anche una bella torsione andando indietro, per niente semplice, bel gol, 1-1. Il 5 a Lautaro, ha iniziato lui l'azione con una bella giocata di tacco, la chiusa Frattesi. L'anno scorso 7 gol in 37 presenze con il Sassuolo, in estate è diventato il quinto centrocampista più pagato della storia dell'Inter, dopo João Mario, Barella, Nainggolan e Kondogbia. Operazione da 33 milioni più 5 di bonus, arrivato in prestito 6 milioni con obbligo a 27 più bonus vari raggiungibili per l'ex Sassuolo. Correa dal limite ci prova, Alaghiri blocca, Intel galvanizzata dal gol dell'1-1, cerca di passare in vantaggio in questo recupero, un minuto nel primo tempo. Barella con energia toglie il pallone a Brozovic. Gosens, Dumfries può attaccare Telles, Dumfries sposta palla, prova a passare, Telles gli si mette davanti, rischia qualcosa, alla fine però porta a casa il rinvio dal fondo, buona giocata di Alex Telles. Arrivano puntuali i due fischi dell'arbitro Kimura, finisce 1-1 il primo tempo a Osaka tra il Nasr e Inter, al vantaggio al 23esimo degli arabi con Garib, ha risposto in chiusura di primo tempo a un minuto dall'intervallo. Davide Frattesi al primo gol, anche se ancora non ufficiale, con la maglia dell'Inter, un bel colpo di testa sul cross di Dumfries, un Inter che ha iniziato bene, ha chiuso bene in mezzo un piccolo passaggio a vuoto con l'Al-Nasr che ha trovato il gol del vantaggio, anche tante occasioni per un Inter che avrebbe potuto anche chiudere avanti questi primi 45 minuti. Ci fermiamo noi per un attimo, ma poi ci sono altri 45 minuti da vivere insieme. Il secondo tempo di Al-Nasr Inter, a fra poco. Ben ritrovati dallo Yanmar Stadium Nagai di Osaka, siamo nell'intervallo di Al-Nasr Inter, la terza amichevole precampionato della squadra di Simone Inzaghi, risultato di 1-1 alla fine del primo tempo, vantaggio Al-Nasr con Garib al 23esimo, pareggio Inter con Frattesi al 44esimo, tanti cambi nell'Inter, eccola qui la grafica che mostra i tanti cambi di Simone Inzaghi, Cuadrado, Thuram, Di Marco in campo, abbiamo visto anche Sensi e Darmian pronti a entrare, come ovvio che sia un amichevole precampionato, spazio un po' a tutti, primo tempo una formazione, secondo tempo un'altra formazione quasi totalmente diversa dalla prima, anche Aslani, appunto Sensi e Darmian come anticipato, un Inter che cambia molto in questo secondo tempo, fuori Bissek, fuori Barella, fuori anche Çalhanoğlu, una squadra quasi totalmente nuova come è già successo nelle amichevoli contro Lugano e Pergolettese, è possibile che arrivino anche tanti cambi nell'Al-Nasr, c'è anche Acerbi. Prenderà credo il posto di De Vrij, rimane in campo Bastoni rispetto al primo tempo, sicuramente lui tra i giocatori che dovrebbero rimanere sul terreno di gioco, forse Lautaro potrebbe rimanere in campo, il migliore dell'Inter nei primi 45 minuti, campo per Di Marco al posto di Gosens, due esterni che hanno giocato un buon primo tempo, un po' in difficoltà nel cercare di rimanere in gioco, hanno attaccato comunque bene la profondità, spesso al di là della linea difensiva dell'Al-Nasr, sia Dumfries che Gosens, è arrivato però proprio da un cross di Dumfries dopo una bella giocata di Lautaro, il colpo di testa vincente di Davide Frattesi che ha pareggiato questa partita con merito, un Inter che ha avuto tante occasioni nel primo tempo, in apertura ha avuto delle chance, poi ha subito nella parte centrale del primo tempo nel miglior momento degli avversari dell'Al-Nasr il gol dell'1-0 su una giocata difensiva un po' passiva della squadra di Simone Inzaghi, poi ha, come detto, con merito pareggiato la partita trovando il gol dell'1-1 e nel complesso, contando le occasioni, avrebbe anche potuto chiudere in vantaggio il primo tempo la squadra allenata da Simone Inzaghi. Juan Cuadrado, si è parlato tanto del suo arrivo a parametro zero, a sorpresa tra l'altro dalla Juventus dopo la scadenza di contratto della scorsa stagione,
8 stagioni e 314 presenze con la maglia della Juve, che hanno fatto un po' storcere il naso ai tifosi dell'Inter al momento del suo arrivo. Un giocatore anche spesso criticato per l'atteggiamento in campo, per le simulazioni in cui qualche volta è caduto e che i tifosi dell'Inter hanno accolto con uno striscione. Sicuramente dovrà provare a conquistarsi l'amore e l'affetto dei suoi nuovi tifosi, il colombiano che però, come hanno detto tanti compagni nelle interviste di questi giorni, porta in dote tanta esperienza alla squadra e, aggiungo, porta in dote anche la capacità di saltare l'uomo, che è un problema dell'Inter storico degli ultimi anni. È un giocatore forte nell'uno contro uno, che sicuramente ha 34 anni, va per i 35, non potrà giocare tutte le partite della stagione, ma che alternandosi con Dumfries può dare maggiore qualità nell'uno contro uno, soprattutto nello stretto rispetto all'olandese. Oggi primo tempo per Dumfries con assist, secondo tempo per lui. Curiosità ovviamente per vedere all'opera anche Marcus Thuram davanti in questo secondo tempo a fianco di Lautaro, l'attaccante arrivato a parametro zero anche lui dal Borussia Mönchengladbach, ha firmato fino al 2028, 6 milioni e mezzo a stagione con il decreto crescita per Marcus Thuram. Viene dalla miglior stagione realizzativa della sua carriera, 16 gol in 32 presenze l'anno scorso con il Gladbach. Gol con il Borussia Mönchengladbach nelle 4 stagioni in Bundesliga, 14-11, 3 del 21-22, condizionato da tanti infortuni, e 16. Sorridente Cristian Aslani, sarà un test importante anche per lui. Intanto l'Al-Nassr non esce dagli spogliatoi, che quest'anno senza Brozovic, che oggi è avversario dell'Inter, avrà sicuramente più spazio in quello che è il suo ruolo, quello di regista davanti alla difesa, avendo Çalhanoğlu come titolare ed essendo lui la prima alternativa. L'anno scorso era partito come prima alternativa di Brozovic, poi l'Inter che ha trovato un ottimo Çalhanoğlu lì è finito per essere il quinto se non il sesto, dietro anche a Gagliardini, nelle scelte di Simone Inzaghi a centrocampo, dopo e dietro i quattro titolari. Mkhitaryan, tra l'altro, a proposito di titolari a centrocampo dell'Inter dell'anno scorso, oggi dovrebbe rimanere in panchina per tutti i 90 minuti, affaticamento muscolare per lui, sovraccarico, riposo precauzionale scelto dall'Inter. Ci sono delle novità anche nell'Al-Nassr, Al-Sulaym e una, Al-Naji e l'altra, inquadrati due giocatori che sicuramente entreranno in campo in questo secondo tempo. Una squadra che nelle prime amichevoli ha dimostrato spesso, quasi sempre, un calo alla distanza quando escono i titolari, i vari Brozovic, Fofana, Alex Telles e Cristiano Ronaldo. Entrano in campo giocatori che non hanno la stessa qualità di chi esce. La squadra va un po' in difficoltà contro il Celta Vigo, sconfitta 5-0, con 5 gol subiti tutti nella mezz'ora finale di partita, con cosiddette riserve in campo, anche con Han Sululi. Saranno davvero tante le novità, quasi una squadra diversa come per l'Inter. Un Inter che alla fine dei conti tiene in campo Lautaro, Frattesi, Bastoni e in porta Stankovic. Effettua dunque 7 cambi in questo intervallo, la formazione dovrebbe essere questa: Stankovic in porta, solito 3-5-2, Darmian, Acerbi, Bastoni in difesa, Quadrado a destra, Di Marco a sinistra, Frattesi, Aslani, Sensi a centrocampo, Lautaro, Thuram davanti, con altre possibilità di cambio nel secondo tempo per soprattutto i tre giocatori di movimento, ma anche credo per il portiere. Ci saranno, presumo, sarebbe una sorpresa il contrario, minuti per Di Gennaro, potrebbe trovare spazio, probabilmente lo troverà prima della fine della partita. Anche Fabian, insieme a lui Esposito, anche i giovani portati dall'Inter in questa tournée giapponese, Aleksandar Stankovic, Stabile e Caligaris come terzo portiere, decisamente meno chance per lui di vedere il campo. Sta per iniziare il secondo tempo, sarà l'Al-Nassr a giocare il primo pallone. Non mi sembra di vedere in campo Cristiano Ronaldo, così come Brozovic, così come Fofana, anche Talisca credo sia uscito, praticamente tutti, Alassane in campo, Al-Kaibari, insieme a loro anche Adam, il sostituto di Ronaldo, l'attaccante, il secondo di questa squadra. Inizia il secondo tempo, primo possesso per l'Al-Nassr, si riparte dall'1-1 dei primi 45 minuti con un intervallo particolarmente lungo. L'Al-Nassr che ha tardato ad uscire dagli spogliatoi, subito cercato Al-Sulaym, perde palla, Sensi riconquista, Lautaro giù, fallo a calcio di punizione, fallo di Al-Naji su Lautaro Martinez, punizione Inter. Inizia come aveva finito il primo tempo l'Inter, con un ottimo Lautaro che recupera palla
mette subito in difficoltà la prima costruzione dell'Al-Nassr, lui insieme a Sensi. Rimasto giù Lautaro, sembra un po' dolorante alla caviglia destra. Il contatto con Al-Naji, che è abbastanza arrabbiato. Il capitano dell'Inter, investito ufficialmente, lo era già di fatto diventato una parte finale della scorsa stagione, con l'addio di Samir Handanovic. Che è cresciuto anche da questo punto di vista, a livello di personalità all'interno della squadra, ha parlato anche da capitano dell'addio di Lukaku, della delusione soprattutto per il comportamento di un suo grande amico oltre che un suo partner d'attacco negli ultimi giorni. È pronto Sensi ad andare a battere questo calcio di punizione. Ha già fatto male a Lugano, da una zona diversa, proprio sul calcio di punizione. Fischia l'arbitro, parte Sensi, barriera piena, colpisce male il 5 dell'Inter. Bastoni, Acerbi, riconquista l'Al-Nassr che prova a spingere il contropiede. Adam, cercato senza successo. Sululi, largo a destra, lui di là, Alassan a sinistra. Sti cambi, un pizzico di ritardo la grafica giapponese. A mettere in campo i cambi dell'Al-Nassr, un Al-Nassr che ha cambiato tutti in 10 giocatori di movimento. Alaghidi fa ripartire Alamri, sempre 4-2-3-1 per la squadra di Luis Castro. Con questa formazione, alla fine di tutti i 10 cambi arrivati all'intervallo, sempre Alaghidi in porta, Bouchala, Alamri, Al-Fatil e Konan a difesa a 4, Al-Naji e Al-Kaibari i due mediani, con Sululi, Al-Sulaim e Alassan alle spalle di Adam, unica punta. Tanti cambi, tutti i cambi usciti, i tre nuovi acquisti, uscito il capitano, uscito Cristiano Ronaldo. Una squadra che sicuramente perde qualcosa a livello di qualità, proverà ad approfittarne l'Inter in questo secondo tempo. Quadrado cerca il cross dentro, si era mosso ancora bene Frattesi, ha chiuso però Al-Fatil. Turam riconquista un bel pallone, va via e va a terra, dentro in area per Lautaro che cerca la porta, colpito Alaghidi due volte da Lautaro, prima occasione Inter nel secondo tempo, firmata ancora da Lautaro Martinez. Bravo Turam che riconquista palla e riesce a servire l'argentino, che mette il fisico a protezione del pallone. Poi la prima volta viene chiuso da Alaghidi, la seconda in calcio d'angolo, il terzo della partita per l'Inter, il primo del secondo tempo. Ho qualcosa da dire. Bastoni Al-Naji, Bastoni che tra l'altro in questo secondo tempo con l'uscita due saltatori come Dumfries e Gosens torna a salire nell'area avversaria. Tratto anche Darmian che è probabilmente rimasto come ultimo uomo dietro. Parte Di Marco, sinistro lungo, anticipato a Cerbi. Quadrado cambia a lato, Di Marco, bello stop, cerca il cross deviato e poi di testa allontana Alamri.
possibilità di contropiede al Nastra, fermato però sul nascere da Acerbi. Tocca da Darmian, rimasto proprio lui ultimo uomo, tornato Bastoni a farsi vedere nell'area avversaria sulle palle inattive, non lo ha fatto nel primo tempo. Questione anche di quali sono i giocatori in campo per l'Inter, che è tornato a mandare Bastoni nell'area avversaria, cercato Thuram, anticipo comodo di Alaghidi che mette fuori il pallone, impattato bene in questi primissimi minuti Marcos Thuram con questa partita. Si aspettava una maglia da titolare per lui, comunque spazio in questo secondo tempo, possibile che ritrovi il primo minuto come è successo contro la Pergolettese nella prossima amichevole Inter in campo il primo agosto, sempre orario attorno a mezzogiorno ora italiana, alle 19 in Giappone, questa volta a Tokyo, non a Osaka, contro il Paris Saint Germain dopo Brozovic, un altro ex come Milan Skriniar, si è lasciato decisamente meno bene con l'Inter rispetto a Marcelo Brozovic, un Inter che poi giocherà anche contro il Lugano una volta rientrato in Europa. Di Marco cerca il cross, non c'è nessuno però sul secondo palo, raccoglie Cuadrado, Al-Fatil, Alassan, tocca a Darmian che vorrebbe la rimessa, non la ottiene. Con le mani Ghilan Konan, uno dei cambi dell'Al-Nassr in questo secondo tempo, uno dei giocatori di maggiore qualità in uscita dalla panchina, terzino ivoriano, nazionale ivoriano, 28 presenze con la Costa d'Avorio, secondo giocatore di movimento più utilizzato nella scorsa stagione dopo Luis Gustavo, che in estate si è svincolato dall'Al-Nassr. Rischia di fare tanta panchina la prossima stagione Konan con l'arrivo di Alex Telles, Al-Nassr che ha comprato in quel ruolo, era uno di quelli dove era meglio coperta la squadra di Luis Castro con Konan, un giocatore di qualità decisamente più alta rispetto a tanti compagni di squadra. Ora ha due terzini sinistri di ottimo livello l'Al-Nassr, è sicuramente un cambio importante, ha iniziato lui l'ultima amichevole contro il Paris Saint-Germain con Alex Telles che era appena arrivato, ha giocato anche in Europa con il Vittoria Guimaraes dal 2016, il passaggio allo Stade Reims che lo ha venduto l'estate scorsa, 7 milioni per l'Al-Nassr per Ghilan Konan. Acerbi, si alza la pressione dell'Al-Nassr, Bastoni, Stankovic, Alaghidi, fuori gioco, infatti così di Al-Nagy, si alza la bandierina, provato con una palla lunga l'Inter, una delle prime di questa partita giocate dal portiere per far salire la squadra, chiaramente l'ingresso dell'inquadrato Marcos Thuram cambia il modo di stare in campo dell'Inter, figlio di Lilian, nato a Parma, 25 anni, come detto arrivato a parametro zero dal Gladbach, un giocatore che ha iniziato la sua avventura al Gladbach come esterno d'attacco dalla fine della stagione 21-22, spostato con costanza come punta centrale l'anno scorso, avvicinato alla porta, ha trovato la stagione più prolifica della sua carriera, acquistato anche per la sua utilità dall'Inter, fare bene sia la prima che la seconda punta nonostante il 1,90 m, una buona qualità tecnica, una buona velocità, un giocatore con ampi margini di miglioramento che combina un po' delle qualità di Dzeko Lukaku, una fisicità e una velocità importanti, abbinati però anche a una buona tecnica. L'Inter si aspetta però di accoppiare anche un altro attaccante che potrebbe arrivare dal mercato, tanti nomi quelli che circolano per completare un reparto che potrebbe vedere partire anche Correa, che in questo momento ha in Thuram e Lautaro i due punti fermi. Cuadrado cercato Di Marco, in testa chiude Bouchal.
Turam con il tacco cercato Lautaro, anticipo però ancora Bouchal. Conan riconquista l'Inter con Aslani che calcia in porta, la Ghidi blocca, potente ma centrale Cristian Aslani, prova a farsi vedere anche lui. Funziona bene la pressione dell'Inter, aggressiva in avanti. Aslani non trova angolo. Lautaro, altra palla recuperata dall'Inter, Sensi di prima, Frattesi, palla dietro per Aslani a lato, seconda occasione in due minuti per Cristian Aslani. Questa volta l'angolo l'aveva cercato, non ha trovato però lo specchio della porta. Gran palla di Sensi di prima, molto bella, poi bravo Frattesi, lucido a vedere Aslani che apre troppo. Il giocatore Sensi che se dovesse trovare un po' di continuità fisica potrebbe essere praticamente un nuovo acquisto in più per l'Inter, rientrato in prestito dal prestito al Monza nella scorsa stagione. Ha giocato 30 presenze, non ne faceva così tante dal 18-19, l'ultima stagione con il Sassuolo, prima di arrivare all'Inter ha segnato anche 3 gol, eguagliando il suo massimo in carriera, ha toccato proprio nella prima stagione con la maglia dell'Inter, 19-20, fortemente voluto da Antonio Conte, poi tanti problemi che conosciamo tutti, che hanno limitato uno dei giocatori di maggior talento nel nostro panorama calcistico. L'anno scorso a Monza con Palladino ha ritrovato una grande continuità di impiego e di rendimento, 30 presenze nonostante una frattura composta al perone della gamba sinistra subita a novembre contro il Verona, in questo senso ha aiutato sicuramente la sosta mondiale Sensi a non perdere troppe partite. Sono stati però pochi gli infortuni, poche le ricadute e soprattutto pochi problemi muscolari che sono stati quelli che l'hanno fermato spesso nel corso degli anni. L'Inter può davvero ben sperare guardando a Sensi. Quadrado, traversone tagliato, mette fuori Al-Fatil. Sensi, buona l'apertura a destra, Quadrado, stop e cross, dentro Lautaro, Alaghidi con la punta delle dita, occasione Inter, Lautaro vicino al 2-1, trovato bene di testa da un cross messo con il contagiri da Quadrado, altra grande qualità dell'ex Juve, grande precisione nei cross, Alaghidi non la tocca, la traversa, toccata dal colpo di testa di Lautaro, non c'è stata la parata di Alaghidi, ma la parte superiore della traversa sfiorata dal colpo di testa di Lautaro Martinez. Al-Sulaim, Adam, Bouchal, Al-Kaibari, Conan, Al-Naji, gira palla all'Al-Nasr, comincia da dietro, da Alaghidi. Bouchal lascia lì il pallone, ancora il numero 12 Conan, Adam prova ad andare al 18, ingresso in area, ancora Adam, palla al piede, fermato bene da Di Marco e poi Quadrado lungo, troppo però anche per la velocità di Lautaro. Thank you.
Continuano le indicazioni di Inzaghi, che aggiusta la fase di pressione, un'uscita soprattutto sui terzini non preoccupava. In questo momento si sta occupando sinistra Sensi, a destra invece c'è più alto Cuadrado su Conan. Turam, Aslani, spazio per Sensi, visto e servito. Sensi cerca la porta col sinistro, largo, non colpisce bene. Altra fiammata però dell'Inter, altra accelerazione improvvisa. Inter che trova l'Al-Nassr spesso scoperto quando perde palla. Un paio di passaggi, riesce ad arrivare al tiro, questo però impreciso di Stefano Sensi. 15 con questo i tiri dell'Inter in questa partita contro i 5 dell'Al-Nassr. Lautaro, rimpallo, ancora l'argentino, bello il tacco, Aslani non calcia, apertura a destra, Cuadrado può puntare con Conan, finte di Cuadrado, ancora il colombiano, torna dietro, Darmian, traversone dentro, Turam, controllo e tiro, murato da Alamri. Poi impreciso di Marco di testa, provato ad accendersi Marcus Turam. Non è riuscito, non ha avuto tempo per controllare e calciare. Detto prima delle sue qualità, la conversione delle palle gol non è forse la sua maggior qualità, è uno degli aspetti insieme alla protezione palla su cui può e deve ancora migliorare tanto l'ex attaccante del Gladbach. 6 stagioni tra Gingham e Borussia Mönchengladbach, tra Liga e Bundesliga. 5 occasioni, ha segnato meno gol rispetto agli XG che ha avuto. Questo, come già raccontato anche nel primo tempo, oltre ad essere un limite per il momento suo, è anche un limite nelle ultime stagioni dell'Inter. Cuadrado dentro il pallone proprio per Turam, che lo gioca forse quando è già uscito. Infatti è così, rinvio dal fondo. Problemi per Al-Fatil, mi sembra, con l'arbitro Kimura, che va a preoccuparsi delle sue condizioni, preoccupato anche Luis Castro in panchina. Qui rivediamo la giocata precedente, Turam che cerca di mettere la palla dietro quando il pallone però è già uscito, forse in scivolata. Leggero dolore per Al-Fatil, che però si è rialzato ed è in grado di proseguire. Turam, Lautaro, voleva la palla di ritorno Turam, forse c'era lo spazio per chiudere l'1-2. Bastoni, Sensi, Aslani, Acerbi, apertura a destra, Cuadrado, buono lo stop, può andare in uno contro uno, c'è anche Conan che lo aspetta, Frattesi in area, contenuto, palla dietro, Sensi, largo, si stanno trovando alla grande Sensi e Frattesi. Ancora molto lucido nella scelta Frattesi, poi Sensi cerca di far girare il destro, palla che finisce a lato. Rischio preso dal Fatil, che
sta per mandare in porta Lautaro, se la cava Laghini sulla pressione del capitano dell'Inter. Darmian, Frattesi, Thuram controlla un pallone non semplice e lo restituisce a Frattesi. Cuadrado, palla dentro, tagliata, rimpallo, Lautaro sopra la traversa, occasione colossale per Lautaro. Dopo il rimpallo su Thuram si divora il 2-1 il 10 dell'Inter. Problema con lo scarpino sinistro, si è mosso bene qui Thuram, cercato con la solita precisione da Cuadrado, rimpallo fortunato, poi Lautaro spara altissimo. Poteva fare decisamente meglio Dani Lautaro Martinez, quasi non si capacita del suo errore. Altro cambio nella Nasr, finisce la partita di Sululi, durata una ventina di minuti, era entrato all'intervallo, esce il 67esimo. Thuram, buono il pallone per Frattesi che se l'allunga un po' troppo e allora Laghini blocca. Entrato alla Liwa al posto di Sululi, cambia poco, sempre 4-2-3-1 con il 46 che dovrebbe andare a destra al posto proprio di Sululi. Darmian pressato proprio dalla Liwa, che è andato invece a sinistra con Alassane che deve aver traslocato a destra. Aslani, gran palla profonda, Di Marco, può arrivare Bouchal, però gli accelera davanti, recupera palla. Buona giocata difensiva del 12 dell'Al-Nasr. Bastoni, anticipa ma perde palla. Al-Naji, Al-Sulaim, Konan, Al-Aliwa, Konan, Al-Kaibari, alza la testa e va a destra. Bouchal, Al-Kaibari, Al-Amri, Al-Sulaim, Al-Kaibari, pressione di Sensi, Al-Aliwa, entrato con energia in partita. Bouchal, Al-Amri, Al-Kaibari, Al-Hassan, prolungato possesso palla della Nasr, cercato poi il cambio di gioco su Konan, scavalcato però dal pallone, rimessa laterale. Anche Mukhtar Ali, maglia numero 21 per Al-Nasr, altro cambio per Luis Castro alla prossima interruzione, perché invece continua a tenere in campo Lautaro, Frattesi e Bastoni, tre giocatori di movimento che hanno iniziato questa partita. Superato il 70esimo, siamo entrati negli ultimi 20 minuti di questa partita, risultato ancora fermo sull'1-1 del primo tempo, con i gol di Garib e di Frattesi a decidere questa amichevole. Cuadrado chiude lo scambio con Lautaro, palla dietro, Sensi controlla, vuole andare da Di Marco, si allunga un po' troppo però il pallone, e allora Bouchal riconquista e prova anche a ribaltare il campo. Si ferma Bouchal e gioca dietro.
rischia Alaghidi. Conan non tiene in campo il pallone, Inzaghi prova ad accelerare la rimessa, c'è però il cambio, esce anche Al-Naji, che per lui non tantissimi minuti in campo, 25, entrato all'intervallo, esce il 71esimo, nel suo posto col 21 Mukhtar Ali. Eccoli i cambi anche per l'Inter, fuori Frattesi, entrano Fabiane, Esposito, Stankovic e Di Gennaro. Applausi per Davide Frattesi, suo primo gol con la maglia dell'Inter, di testa a un minuto dall'intervallo, sta valendo l'1-1, al suo posto Fabian, dentro anche Stankovic, fuori Lautaro ovviamente per Esposito. Lautaro che era in campo dal primo minuto, Esposito davanti insieme a Thuram, Fabian a centrocampo, Di Gennaro in porta chiaramente al posto di Stankovic. È curioso di vedere chi è uscito per far entrare Aleksandar Stankovic, il fratello di Filip. Uscito Bastoni, Stankovic che è un centrocampista difensivo che può fare anche difensore centrale, che sta facendo difensore centrale con Acerbi spostato sul centro sinistra della difesa. Allora sono usciti anche quattro giocatori, tre di movimento, il portiere che avevano iniziato questa partita. Campo per Di Gennaro, Stankovic, Esposito e Fabian per Inzaghi. Cercato subito Esposito che non riesce a tenere il pallone, palla molto complicata per lui. Anche Sebastiano Esposito, altro giocatore che sembra in partenza nell'Inter, tante squadre in Serie A che lo vorrebbero in prestito, si è parlato soprattutto di Genoa, Cagliari e Frosinone. Palla dietro di Thuram, cercato proprio Esposito, anticipato. Cuadrado, duello con Alaliwa, passa Cuadrado, cambia bene gioco Di Marco, buono il controllo, mette dentro il pallone basso, Alamri ben piazzato sul primo palo. Alassan prova a passare in mezzo a due, mette fallo però su Di Marco, punizione Inter. Acerbi da sinistra a destra, Cuadrado, Darmian, Stankovic, Sensi, che ha l'imbucata su Esposito, si chiude la difesa dell'Al-Nassr. Al-Kaibari, Alaliwa, un po' di spazio per il 46, si muove Adam, palla in verticale, cercato proprio Adam, contenuto bene però da Acerbi, buona diagonale dell'ex Lazio. Riscattato in estate Francesco Acerbi, 3 milioni e mezzo della Lazio dopo il prestito nella scorsa stagione, anche sconto di 500.000 euro sui 4 milioni inizialmente pattuiti per il riscatto. Viene da una stagione esaltante a 35 anni, era arrivato come riserva di De Vrij, ha chiuso la stagione come titolare inamovibile, giocando grandi partite, limitando tantissimo Erling Haaland in finale di Champions. 49 presenze con un gol per Francesco Acerbi, firmato per 2 anni fino al 2025, il numero 15 dell'Inter. Aslani, cercato Cuadrado, chiusura di Conan, Thuram, Cuadrado, si muove Fabian, servito, palla morbida, secondo palo, Di Marco ci prova, murato da Bouchal, resta in avanti l'Inter. Acerbi, finta, Di Marco, cross basso, Amel Amri mette fuori,
poi ci prova ancora da fuori Aslani, ancora potente, ancora impreciso. Ventesimo tiro dell'Inter in questa partita, soltanto un gol, un po' di imprecisione, un po' di sfortuna. Qui Aslani sbaglia non di poco. Aslani, altra bella apertura su Di Marco. Buona partita dell'albanese. Di Marco dentro il pallone, cercato Fabian, un pizzico in ritardo. Quadrado raccoglie, gioca dietro Darmian, palla morbida al centro, colpo di testa Di Marco, raccoglie in area e Bouchal mette fuori. Momento di massima spinta dell'Inter in questo finale di partita per cercare un successo che meriterebbe la squadra di Simone Inzaghi, dopo una partita controllata e dominata per larghi tratti, soprattutto in questo secondo tempo in cui l'Al-Nassr ha tolto i titolari, non ha praticamente più messo il naso fuori dalla metà campo, non ha più calciato verso la porta prima di Stankovic e poi di Gennaro, la squadra di Luis Castro. L'Inter che ha avuto tante chance, la più grossa per Lautaro al minuto 67, un attimo prima della sostituzione, non sta però trovando il gol del sorpasso, lo cerca ora a sinistra Di Marco. Sensi si muove, Acerbi, Sensi va da Di Marco, bella azione dell'Inter, Acerbi, palla bassa dietro, Bouchal controlla, rischia in mezzo a tre maglie nerazzurre, mette fuori, rimessa Inter. Sensi, Fabian, grande stagione l'ultima, la regina Giovanni Fabian, 8 gol in 36 presenze, giocatore che ha dimostrato il primo anno tra i professionisti in uscita dalla primavera dell'Inter di avere un'ottima costanza di rendimento, di vedere spesso la porta, di inserirsi alla grande. La regina soprattutto nella prima parte della scorsa stagione giocando con Menez falso 9, lasciava tanti spazi per gli inserimenti di Fabian, 8 gol di cui 6 arrivati entro la fine di gennaio, poi un piccolo calo suo ma più in generale di tutta la squadra allenata da Filippo Inzaghi nella scorsa stagione, hanno portato a segnare meno, soltanto 2 gol nella parte finale del campionato, però sicuramente una prima ottima stagione tra i grandi per Giovanni Fabian e anche qualche chance di restare in maglia nerazzurra, anche se sembra destinata a un prestito per giocare di più. L'Udinese sembra lo abbia chiesto anche a titolo definitivo come possibile contropartita nell'affare Samardžić, un altro degli obiettivi dell'Inter in sede di calciomercato. Giocatore sicuramente importante, classe 2003, Veneto. Palla in verticale per Esposito che controlla con la punta, non riesce però a tenere vicino il pallone. Era anche fuori gioco, di poco, ma al di là. Quadrado, salta Stankovic, Darmian lontano, Bouchal a terra, fallo di Esposito, punizione. Inter che è arrivata in Giappone domenica, tornerà in Italia martedì 1 agosto dopo l'amichevole contro Paris Saint-Germain, la seconda di questo Japan Tour 2023, e poi
concluderà il suo cammino di avvicinamento al campionato con altre due amichevoli, una ancora da confermare nel weekend tra sabato 12 e domenica 13, il weekend precedente all'inizio della Serie A, che parte invece 19-20 agosto contro un avversario ancora da confermare, già confermata invece la prima amichevole dal ritorno in Europa, quella alla Red Bull Arena contro il Salisburgo, mercoledì 9 agosto alle ore 19 sarà in campo la squadra di Simone Inzaghi. Possibilità per l'Al-Nassr, pallone dentro, il tiro che finisce largo, cercato da Alassan, la prima occasione del secondo tempo. L'Al-Nassr stava rischiando di tornare clamorosamente in vantaggio dopo aver subito le iniziative dell'Inter per tutto il secondo tempo. Bouchal, Alassan preso in contrattempo. Al-Kaibari, Al-Amri, Bouchal, Al-Sulaim, Al-Fatil, Al-Ali, di prima, cercato Adam, probabilmente anche in fuorigioco il 18 dell'Al-Nassr. Turam va via alla grande di prepotenza, ancora il 9 dell'Inter, affrontato da Al-Fatil, prova a passare Turam, sterzata, in mezzo si muove Esposito, tacco di Turam, gran giocata, Fabian colpisce male, palla sul fondo, progressione un po' alla Lukaku di Marcus Turam, e va via di forza, di fisico, puntando la porta. Questa invece è l'occasione avuta dall'Al-Nassr con Alassan, ha colpito malissimo a tu per tu con Di Gennaro, aveva poco angolo, il portiere dell'Inter però era già a terra, e ha graziato la squadra di Inzaghi. Problema credo ancora per Al-Fatil, ancora gioco fermo, si recupererà sicuramente qualcosa alla fine di questo secondo tempo, tanti cambi, un paio di interruzioni. Un Inter che, come detto, tornerà in campo il primo agosto, tournée giapponese sfruttata dall'Inter anche per organizzare diversi eventi, tante attività per coinvolgere la sua fanbase in Giappone, in oltre i 200 soci degli Inter Club di Tokyo e Osaka, le sedi delle due amichevoli, eventi che hanno coinvolto e coinvolgeranno anche quasi 200 ragazzi dell'Inter Academy Japan. E un Inter con il poco fa inquadrato Lautaro, che è anche ha vissuto una piccola disavventura nel corso di un evento qualche giorno fa organizzato con Nike, in cui c'era anche Marco Materazzi come ambassador del club. I tre giocatori scelti dall'Inter sono arrivati con ore di ritardo, traffico intensissimo delle metropoli giapponesi, di Osaka in particolare, ha creato problemi a Lautaro, Turame e De Frey, che hanno lasciato Materazzi da solo per un paio d'ore a questo evento organizzato con Nike. Nervosismo qui, Bouchal che da terra è andato a scalciare Esposito. Amichevoli estive comunque giocate con intensità dalle squadre, si sta vedendo anche nelle tournée americane, stanno coinvolgendo tra le altre Milan e Juventus, le partite in cui comunque le squadre tengono al risultato, in cui ci sono anche dei contrasti energici, diverse ammonizioni, anche qualche intervento a volte evitabile, condizione ancora sicuramente da perfezionare per tutte le squadre, ma già un'intensità alta, una voglia di cercare di trovare il risultato davanti a un pubblico comunque straniero da conquistare, da appassionare. In questo sport, in particolare alle rispettive squadre. Anche per crescere nei mercati esteri. Qualcosa che sicuramente farebbe bene al nostro campionato, su cui la Serie A ha ancora ampio margine di miglioramento, soprattutto rispetto alla Premier League. Rovesciata spettacolare di Al-Amri, che regala qualche sorriso al pubblico di Osaka, che si è divertito molto con le giocate di Cristiano Ronaldo nei primi minuti del primo tempo. Qualche doppio passo sul posto, anche Cuadrado ha regalato
un po' di emozione al pubblico di Osaka. Di Gennaro, rinvio così così, Al-Kaibari, Al-Sulaim, Al-Kaibari, minuto 86, sempre 1-1 e Al-Nassr in possesso. Sembra essersi un po' affievolita la spinta dell'Inter in questi ultimi minuti. Sbagliata l'apertura, Di Marco si abbassa e porta a casa la rimessa laterale, minuto 87, ora squadre anche stanche, giocatori che hanno tutti giocato non più di 45 minuti, almeno 21 su 22 i giocatori in campo, tranne il portiere dell'Al-Nassr, Al-Aghidi, che è in campo dal primo minuto, come dicevo poco fa, una condizione ancora da perfezionare, Al-Nassr che esordirà in campionato un weekend prima rispetto all'inizio della Serie A, lunedì 14 agosto alle ore 20 italiane contro la Lettifag. Inter il 19 agosto contro il Monza, ancora percorso lungo, in miglior condizione da trovare, inevitabile un po' di stanchezza in questi finali di partita, possibilità per l'Al-Nassr di affondare il colpo, Al-Aliwa, può puntare Darmian, va in porta, centrale di Gennaro blocca. Tornato a rendersi pericoloso l'Al-Nassr in questo finale di partita, con l'Inter un po' più lunga, Inzaghi si sta arrabbiando, fuori di parecchio dalla sua area tecnica, a dare indicazioni. Di Marco porta avanti il pallone, scivolata di Bouchal, regolare secondo Kimura. Alassan, Al-Sulaim, Al-Kaibari, Konan, Al-Aliwa, Al-Kaibari, calata la pressione dell'Inter, può gestire l'Al-Nassr, ovviamente sta bene questo risultato, sarebbe il secondo pareggio consecutivo contro due big del calcio europeo come Paris Saint-Germain e Inter, una squadra che veniva da un 5-0 subito dal Celta Vigo, un 4-1 subito dal Benfica, sono due ottimi risultati, due risultati positivi che permettono alla squadra di CR7 di avvicinarsi nel migliore dei modi alla prossima stagione, quella che sta per iniziare, in cui proverà a cancellare lo zero dalla bacheca araba Cristiano Ronaldo. Al-Nassr giocherà 5 competizioni l'anno prossimo, la Saudi Pro League, la Kings Cup, la Supercoppa Araba, anche la FC Champions League, in cui è tornata a qualificarsi dopo due stagioni di assenza, e l'Arab Club Champions Cup, una stagione densa di impegni per un campionato in forte crescita, sta investendo cifre folli a portare in Arabia Saudita tanti giocatori del panorama europeo, la trattativa di questi giorni per Mbappé sicuramente la più interessante, complicata e potenzialmente dispendiosa per l'Al-Hilal, in questo caso una delle concorrenti dell'Al-Nassr. 3 minuti di recupero, punizione battuta dentro di Gennaro, rischia in uscita, era stato anticipato con Anna verso la porta, male.
Aslani, controllo e apertura con il sinistro, buona per Cuadrado, dentro c'è Darmian, si muove Thuram, anche Esposito, Cuadrado prova a passare con le finte, rallentato da Konan che rimane bene con lui. Ancora Cuadrado, attende e poi gioca dietro. Aslani. Acerbi. Di Marco. Ora posizione interna di Acerbi, visto da Di Marco e premiato. Esposito. Può attaccare dentro il pallone, Thuram in area con la suola, lascia lì per Esposito, murato da Alamri, poi palla che si impenna e Alaghiri che blocca. Ci prova fino alla fine l'Inter a vincere questa partita. Anche un pizzico di sfortuna. Cuadrado tra l'altro a terra. Si tiene la gamba sinistra. Ma non è nulla di grave. Colpito l'avversario Esposito. Stava calciando da buona posizione. Hanno combinato bene i due attaccanti dell'Inter. Thuram per Esposito. Conclusione numero 21. Della partita dell'Inter contro le 7 dell'Al Nassr, numero che spiega bene la superiorità della squadra di Inzaghi, le tante occasioni non sfruttate ed è, come già ricordato, un problema purtroppo ricorrente per l'Inter che Inzaghi spera di cancellare nella stagione che sta per iniziare. Che questa partita si è riproposto, sta per ora forzando l'Inter a 40 secondi dalla fine di questa amichevole al primo pareggio della prestagione dopo le due vittorie contro Lugano e Pergolettese. Thuram. Aslani cerca di cambiare gioco, pallone per Esposito che non riesce ad agganciare, sfiora con la punta ma non controlla, e allora la Ghidi raccoglie. 10 secondi al 93esimo, forse un'ultima chance per l'Al Nassr. Mukhtar Ali resiste a Di Marco, poi perde palla. Sensi, vediamo se c'è tempo per l'ultima azione. Rallenta l'Inter, Fabian sembra voler far giocare ancora qualche istante Kimura. Darmian. Aslani. Fischietto in bocca. E fischia tre volte Kimura, finisce così a Osaka. 1-1 fra Al Nassr e Inter, risultato che sta stretto alla squadra di Simone Inzaghi, che ha calciato 21 volte a 7 verso la porta avversaria, 9 tiri in porta, tante occasioni, soltanto un gol segnato al 44esimo da Frattesi, che ha pareggiato il vantaggio dell'Al Nassr con Garib, arrivato al 23esimo. Una buona Inter che ha costruito tanto, che ha anche sprecato tanto, però un po' di imprecisione che avrebbe potuto portare l'Inter alla terza vittoria su 3 in questo precampionato. Arriva invece il primo pareggio dopo il 3-0 a Lugano e il 10-0 alla Pergolettese. 1-1 nella prima amichevole giapponese con l'Al Nassr. Al Nassr che chiude il Japan Tour con due pareggi in due partite, 0-0 contro il Paris Saint-Germain martedì, 1-1 contro l'Inter oggi, e può sicuramente ritenersi soddisfatta la squadra di Luis Castro per il risultato, per quanto poco fatto vedere soprattutto nel secondo tempo. E infatti sorride a 32 denti l'allenatore portoghese, sorriderà sicuramente meno per il risultato, abbastanza per la prestazione, soprattutto per l'impatto dei nuovi acquisti. Simone Inzaghi, un ottimo Frattesi, bene Sensi in uscita dalla panchina, bene anche Thuram che è entrato all'intervallo. Comunque un Inter che lancia segnali positivi con un Lautaro anche molto in palla, a parte quell'occasione divorata poco prima della sostituzione, un paio di giocate importanti come quella che ha creato a Dumfries la possibilità di crossare per il colpo di testa di Frattesi che varso il gol dell'1-1. È tutto da Osaka, questo il risultato finale fra Al Nassr e Inter, 1-1. A Garib risponde Frattesi, l'Inter trova il primo pareggio del suo precampionato. Grazie da parte di Federico Botti, buon proseguimento di giornata su Sky.